Dunque, è interessante la questione relativa al nesso possibile fra la società liquida di Zygmunt Bauman e le categorie di critica del capitalismo di Antonio Gramsci. Dal mio punto di vista, Zygmunt Bauman è stato un grandissimo sociologo. Considero i suoi due libri più belli, due libri relativamente poco noti o comunque meno noti rispetto ad altri più fortunati, che sono Memorie di classe e La decadenza degli intellettuali. Nella decadenza degli intellettuali, Bauman diagnostica con precisione chirurgica la parabola declinante degli intellettuali che da legislatori sociali, modalità greca, Parmenide, Empedocle e così via, diventano semplici interpreti individualizzati della società, programmaticamente irrilevanti rispetto alle logiche di riproduzione della società, alla quale comunque danno, nella stragrande maggioranza dei casi, il loro consenso. Memorie di classe è un libro, da un punto di vista filosofico-sociale, un piccolo capolavoro, perché individua con la categoria di economicizzazione del conflitto la cifra del passaggio armi e bagagli della classe operaia dalla lotta per il trascendimento del mondo capitalistico alla lotta per avere salari più alti nel mondo capitalistico. Questo avviene soprattutto negli anni 60 poi, ecco, no? L'idea di una sorta di inquadramento ideologico degli operai nel quadro del capitalismo, di cui finiscono per condividere la stessa visione economicistica dei loro padroni. Bauman ricorda un aspetto molto interessante anche, ricorda che in alcuni momenti del movimento operaio il fatto che si ottenessero conquiste salariali non veniva vissuto come un trionfo se poi c'era un deterioramento della condizione lavorativa o se non c'era la coscienza di classe oppositiva. Ecco, l'idea era quella di superare il capitalismo, non di stare un pochino meglio nel capitalismo. Ecco, l'economicizzazione del conflitto è ciò che ci consente di comprendere il riallineamento del proletariato nel quadro del capitalismo. La società liquida è una categoria che è diventata un po' un passepartout nell'ultimo Bauman, amore liquido, paura liquida e così via. Mi pare di poter dire che Bauman coglie e non coglie nell'essenziale il problema, se ci poniamo da un punto di vista gramsciano. Lo coglie perché effettivamente la società del capitalismo flessibile postmoderno è una società liquida che rende instabile ciò che prima era stabile. Si basa sulla destabilizzazione permanente del mondo della vita, precarietà lavorativa, dissoluzione dell'eticità borghese classica, famiglia, enti pubblici, Stato ed effettivamente diritti. Effettivamente è una società liquefatta quella in cui viviamo. È una società postmoderna, dei frammenti che si muovono superficialmente in maniera fluida, senza mai condensarsi in qualcosa di solido. E tuttavia, gramscianamente, quello che in Bauman non viene colto fino in fondo, o resta non del tutto esplicitato, è il fatto che questa liquefazione della società avviene in coerenza con il nuovo assetto del capitalismo post-moderno, un capitalismo che non ha più il suo centro nella solidità unidimensionale fordista, ecco, la solidità unidimensionale alienante fordista, ma che invece si regge strutturalmente sulla fluidificazione postmoderna dell'essente. La cifra del capitalismo oggi potrebbe identificarsi con un processo di destabilizzazione di tutto ciò che è stabile. Il mondo della vita tende a essere riconfigurato in forme flessibili e precarie, non solo sul piano contrattuale. Tende a essere liquefatto l'intero mondo della vita. Tutti i fondamenti etici solidi della vita vengono appunto portati allo stato liquido. Questo è il punto fondamentale, perché il mondo stesso diventa il piano liscio senza corpi solidi per lo scorrimento liquido e illimitato dei flussi della finanza e delle merci che devono inondare il mondo. Questa è la cifra segreta della società liquida che deve abbattere tutti i limiti materiali e simbolici, tutti gli elementi di rigidità non fluida. Ecco perché l'uomo stesso, e concludo, tende a diventare oggi, nel quadro del capitalismo flessibile e liquido, un individuo
ed è la cifra dell'homo globalis, un individuo fluido, post-identitario, senza radici, sradicato, apolide, esso stesso in moto perenne browniano, secondo le logiche della, in realtà illogiche, della delocalizzazione, dell'immigrazione di massa, dello spostamento sul piano liquido della società. Il capitale ci chiede di essere liquidi e quindi, come i liquidi, di assumere tutte le forme che il recipiente capitalistico vorrà attribuirci. Per questo oggi è in atto una vera e propria aggressione permanente a tutte le forme di identità stabile, solida, non ancora fluidificata dalla forma merce e dal capitale. Ogni forma di identità viene diffamata come identitarismo intollerante e per ciò stesso si produce il nuovo paradigma dell'homo globalis post-identitario, liquido e quindi pronto ad assumere tutte le forme e le identità che la rigidità assoluta del capitale vorrà imporgli. Perché questo è il punto. La società liquida è tale negli stili di vita, nelle strutture, nei flussi del capitale. Ma il capitale come struttura resta rigidissimo, intrascendibile, granitico nel modo in cui si autopresenta. Lei pensi a Dubai. Certo, è questo il punto. Una società assolutamente rigida nella struttura di base, si pone come ideologicamente come l'orizzonte intrascendibile e poi al suo interno fa proliferare in forme screziate e policrome tutti gli stili di vita liquidi che hanno come unico epicentro l'abbattimento dell'identità solide. Ecco perché oggi il capitale valorizza tutti gli stili di vita global, glamour e di distruzione della stabilità. E la rete MTV, per fare un caso concreto, ha svolto una funzione ideologica, e poi mi taccio, fondamentale da questo punto di vista di desovranizzazione dell'identità, potremmo dire, di distruzione che porta alla liquidità il precedente stato solido dell'identità. Il soggetto moderno era un soggetto che, se volessimo ripercorrere le avventure, era dapprima cogitante e individualizzato, Cartesio, poi diventa individualizzato e anticomunitario, Hobbes, poi diventa direttamente individualistico e proprietario, l'homo economicus, Locke, fino a che non c'è una forma di resistenza a questi processi con l'individuo comunitario, Fichte, Marx, Hegel, l'individuo che recupera il retaggio aristotelico dell'uomo greco, zoon politikon, soggetto dialettico, storico, che nel riconoscimento sociale si avvia verso forme di acquisizione di coscienza sempre più evolute e più sviluppate, fino ad arrivare al nuovo soggetto contemporaneo, l'uomo fluido, l'uomo liquido, che è un individuo jungiano, un fascio di percezioni desiderative alimentate dalla fantasmagoria della pubblicità, una macchina desiderante, uso la grammatica di Deleuze, l'individuo come macchina desiderante senza identità, la morte dell'uomo cantata da Foucault nella chiusa delle parole e le cose. Ecco, questo è il punto. Per questo partire da Gramsci per inquadrare i rapporti sistemici, strutturali della realtà del capitalismo post 1989 ci permette di chiarire meglio il teorema della società liquida, che altrimenti resta di rimanere una formula passepartout che non ci permette di una sorta di formula di vuota profondità, diremmo con Hegel, che ci fa stare sulla superficie, ci permette di surfare sulla superficie della società senza mai andare nella profondità dei movimenti tellurici del capitale che sconvolgono in concreto la società.